Arigatou gozaimasu. Benvenuti di nuovo nel canale Kanko Kanaiki. Grazie di essere qua, grazie del vostro sostegno. Oggi parliamo di un video che volevo fare già da tempo, un video culturale, quindi so che pochissime persone guarderanno il video e pertanto ragazzi, iscrivetevi al canale e aiutatemi perché ovviamente è molto importante perché so che anche questi tipi di video vi piacciono e possono andare bene. E ovviamente grazie a chi si abbonerà e agli abbonati che fino adesso mi hanno aiutato. Grazie di cuore perché grazie a voi riesco a fare tante cose. Grazie. Comunque, tornando a noi, e grazie a chi si iscriverà, tornando a noi, il video di oggi è qualcosa che volevo fare perché è una parte culturale dove la domanda a cui voglio rispondere che cos'è? L'avete letto sul titolo. Perché i samurai non utilizzavano gli scudi? E qui per samurai intendo i bushi, ok? Però nella cultura generale tutti quanti si ricordano dei samurai, non si ricordano che cosa sono i bushi, che è la casta da cui samurai e ronin vengono suddivisi, ok? Qui parlando molto genericamente. Quindi tornando a noi, perché il samurai, il bushi non utilizzava lo scudo? Perché nelle scuole tradizionali si insegna, anche nel kendo, si insegna a utilizzare la spada a due mani? E non vi sono scuole, tranne nel caso di alcune scuole di Kobudo, cioè Kobudo, scuole tradizionali, scuole tradizionali derivanti sia di Okinawa che del Giappone, dove si utilizzano vari tipi di oggetti come una forma di scudo. Per esempio, a Okinawa sappiamo ed è famoso lo scudo a forma di, non a forma, fatto col carapace della tartaruga. Molto affascinante questa cosa. Mentre in Giappone ci sono altri tipi di attrezzi, tipo la padella, il wok, quello che definiamo wok, che vengono utilizzati come scudo. Perciò ci stanno delle idee di scudo, però la stragrande maggioranza delle scuole tradizionali insegna a utilizzare la spada a due mani o una mano quando si fa, per esempio, l'estrazione. Perché? Però, cioè, ne parleremo, ma lo faremo tra qualche secondo. Arigatou gozaimasu, benvenuti di nuovo nel canale Kankukanaki, sono il vostro amico Songyun Devi Cho, maestro del Kankukan, Hidden Menkyo del Daitoryu, sesto dan di Aikido e youtuber, amante degli animali e storico. Oggi utilizziamo la mia capacità da storico perché ovviamente essendo il Giappone e la tradizione culturale storica giapponese sono la mia specializzazione, quindi dottorale perché ci ho fatto anche una tesi dottorale in merito, quindi sono contento di condividere quelle che sono state le mie ricerche. Allora, per rispondere al discorso, per parlare del discorso, la domanda che pongo all'inizio del video e pongo sotto il titolo: perché i samurai, ossia i bushi, non utilizzano lo scudo? Ok? Almeno nel nostro concetto non utilizzano lo scudo. Se andiamo a vedere le ricostruzioni, vi consiglio di guardarvi anche L'era dei samurai su Netflix, che è un documentario fatto bene perché comunque se c'è il professor Turnbull, che è uno dei migliori professori specialisti dell'argomento, anche se ci sono dei buchi perché magari chi ha fatto il programma ha voluto saltare la cosa dell'eco dei Corani, quando fanno vedere l'invasione giapponese in Corea durante l'epoca di Toyotomi Hideyoshi si vedono le armature coreane fatte male, ci sono tanti errori, però effettivamente è un buon documentario da cui partire per gli studi, quindi vi consiglio di guardarlo. In questi documentari o nelle ricostruzioni che vediamo, che sono bellissime, come fanno qui in Italia, in Europa, le ricostruzioni storiche delle battaglie, sono bellissime da vedere. Se avete l'occasione, andateci assolutamente nelle sagre dove lo fanno. Comunque, in Giappone, sia di ricostruzioni oppure nei vari documentari, vediamo le battaglie e nessuno ha questo scudo, ok? L'unico scudo che si vede è il tate, ossia uno scudo di legno, alto quasi quanto un essere umano, se non un po' di più, che veniva trasportato dalle persone, da molti soldati, poi definiremo chi sono questi soldati, veniva trasportato, poggiato per terra, ok? C'aveva un asse affinché potesse poggiare o essere incastonato per terra e da lì
gli Ashigaru o i samurai utilizzavano i fucili per sparare. Se non avete idea di questa cosa, andatevi a guardare anche l'ultimo samurai, dove si vede palesemente il Tate alla fine dell'ultima battaglia, dove ci sono file e file di scudi e da dietro sparano, perché effettivamente era un metodo di combattimento che nasce durante il Sengoku. Però parliamo di andiamo un pochino più nello specifico. Qua dire che i giapponesi, i guerrieri giapponesi non utilizzassero lo scudo è sbagliato. Perché è sbagliato? Perché non dobbiamo pensare che i giapponesi abbiano sempre avuto i samurai, cioè coloro che servono a lavorare nell'arte della guerra. A parte il fatto che poi dal 1600 in poi samurai è un burocrate, non è più un guerriero. Deriva dalla classe guerriera, quello che noi definiremo classe guerriera, perciò i Bushi, però nella realtà diventa un burocrate. Però parliamo di tutto quello che è antecedente al 1600. Nei secoli precedenti al Sengoku, per esempio, esisteva un esercito stanziale giapponese, che potremmo dire imperiale giapponese, perché i Bushi non erano ancora diventati quella classe guerriera che poi successivamente, fino al 1800, dominerà la parte sia politica che guerriera del Giappone. Precedentemente l'imperatore e la corte imperiale, perciò una struttura molto prima, antecedente, che era stata formata dalla formazione del Giappone stesso, ok? Dall'ipotetico impero Yamato, per esempio. Era una struttura che ovviamente copiava i regni vicini, quelli più, tra virgolette, sviluppati in confronto al regno isolano del Giappone. Qual era il regno vicino? Era il regno di Baekje, quello che anche gli imperatori giapponesi di adesso dicono di avere le origini, almeno da parte di concubine o regine, dal regno di Baekje, che fu un piccolo regno della penisola coreana in guerra con gli altri due regni che erano Silla e Kukuryo. Ovviamente Baekje e Silla erano totalmente sinocentrici, perciò se il Giappone prende spunto dal regno di Baekje, il Giappone praticamente, come Baekje, prende totalmente copia, come tutte le culture sinocentriche, da quello che era la struttura governativa cinese, da quello che era la struttura militare cinese. E per idea dell'esercito cinese vi do alcuni spunti. Ci sono tantissime fonti primarie che ci fanno capire che l'esercito cinese era formato da soldati con lo scudo. Molte arti marziali cinesi utilizzano tutt'oggi lo scudo. C'è in alcuni casi vediamo persone che riescono a rotolare, grazie a questi scudi rotondi, fare quello che noi in Giappone definiremmo ukemi, fanno la caduta, e dallo scudo, che tipo armadillo, riuscivano a colpire con la spada corta. Erano delle formazioni molto particolari, questo per quanto concerne l'esercito cinese. Quindi noi sappiamo che il Giappone, prima dell'avvento dei samurai, utilizzavano gli scudi, quindi non è sbagliato dire che il guerriero giapponese non ha mai utilizzato lo scudo. Però bisogna definire questo: con l'avvento dei samurai la cosa cambia. Perché viene la necessità dell'avvento dei samurai? Questo succede dopo che il Giappone rischia l'invasione da parte dei mongoli. Lì l'imperatore stesso sente la necessità di chiamare questi signori, questi feudatari, questi potremmo definire questo termine, queste persone che avevano terreni e lavoravano, erano dei contadini, ok? Dei contadini, li chiama, perché avevano i soldi, la capacità di armarsi, eccetera, eccetera, li chiama a formare quello che è una classe, diverrà poi successivamente una classe a sé stante e quasi chiusa, che era la classe dei Bushi. Perciò invece di avere dei coscritti, chiama delle persone che si potevano permettere di armarsi affinché formassero una classe sociale che diventa la classe guerriera dei Bushi, da cui il termine samurai, persona che obbedisce, e successivamente ronin, con una persona che non ha padrone. Facciamo un inciso: all'inizio la parola samurai non era intesa con onore come oggigiorno ricordiamo grazie alle fonti storiche successive.
perché all'inizio molte persone non avevano il termine, e lo sappiamo durante il proprio il periodo Sengoku, di servire qualcuno. Non gli piaceva questo termine, soprattutto perché col termine samurai si definiscono anche i daimyo, perciò signori feudatari che avevano preso potere in vari feudi all'interno del Giappone. Idem con patate, la parola shogun coi Tokugawa prende prestigio. Toyotomi Hideyoshi, che viene prima di Ieyasu Tokugawa, non riesce a ottenere questo titolo, viene chiamato Taiko, ossia consigliere del governo imperiale. Oda Nobunaga rimane daimyo, non riesce a diventare shogun, perciò il termine shogun viene portato in prestigio, un termine ormai desueto, diventa prestigioso grazie a Ieyasu Tokugawa, che comunque sia, essendo lui stesso samurai, lo deve portare al massimo del prestigio affinché potesse governare al posto del potere imperiale, perché ricordiamoci, lo shogun era stato preposto a difendere lo Stato, però lo Stato, parlando di Stato, anche se sarebbe un termine già sbagliato, perché il termine Stato viene successivamente grazie agli studi, grazie all'evoluzione europea, comunque il paese aveva necessità di avere qualcuno che potesse governare e proteggere il paese stesso dalla paura di un'invasione come quella mongola, perché ovviamente i commercianti raccontavano come i mongoli, che poi diventerà la dinastia Yuan, sottomettessero gli altri paesi. Il Giappone ha questa paura, questa necessità, quindi già i Bushi cominciavano a formarsi antecedentemente alla presenza dei mongoli, successivamente diventa una cosa più stabile. Ovviamente il potere imperiale scompare, diventa solo formale, come succede purtroppo, succede in molti casi, tipo il califfato, il califfo diventa solo una figura religiosa, mentre invece il sultano diventa l'imperatore, tra virgolette. In Europa ci sono tanti casi molto simili a questo, ok? Dove una figura che era predisposta a governare un'altra figura al potere lo prende al suo posto. Basta vedere il re d'Italia col fascismo, ok? Per dire una cosa anche contemporanea di oggi, cioè vicina a noi, storia contemporanea. Quindi, tornando a noi, con l'avvento di un esercito di professionisti cambia anche le tattiche militari, perché si accorgono che addestrare un esercito a muoversi in una determinata maniera, con gli scudi, con utilizzare la spada, a marciare assieme, era più difficile, soprattutto se era un esercito di coscritti. Quindi un esercito professionale decide le sue tattiche, ma la parte fondamentale per cui i samurai non utilizzavano gli scudi era una semplice: il fatto stesso che loro partono all'inizio come cavalieri, perciò erano persone che formavano la cavalleria. Da quello mano a mano si espanderanno per molti cavalli, il commercio con l'impero mongolo, perciò l'impero mongolo che conquista sia il regno di Silla, poi successivamente diventa l'impero cinese di Yuan, eccetera eccetera. Il commercio dei cavalli diminuisce a tal punto che il Giappone comincia a mancare la figura del cavallo, però l'idea del prestigio di essere la cavalleria in confronto alla fanteria rimarrà nella mente dei samurai, e questo prestigio si andrà a sviluppare nell'hakama, cioè nel modo di vestire dei samurai. L'hakama, che è con la gonna pantalone che vedete tra i praticanti di Aikido, di Jujutsu, anche il Daito Ryu si mette l'hakama, del Kendo, dello Kyudo, eccetera eccetera. Vedrete, questo tipo di pantalone nella realtà non era il pantalone di una persona che cammina per strada, di un pedone. Nella realtà era un pantalone tipico di chi andava a cavallo. Noi sappiamo di questa cosa anche di varie altre culture, dove il pantalone del cavaliere era più largo, più fluffy, come direbbero gli inglesi. Quindi l'idea del samurai nasce come cavalleria, ed era una cavalleria che utilizzava che cosa? La sciabola e l'arco. Quindi il samurai, a differenza del cavaliere occidentale, cioè europeo di pari periodo,
era un esperto arciere, perché che cosa imparano dall'impero mongolo? O soprattutto da quello che poi saranno i derivati dell'impero Yuan, ok? La Corea, che è il paese più vicino, influenzerà tantissimo la cultura giapponese, soprattutto i cavalli, cioè ci fu il commercio dei cavalli all'inizio, e sembrerebbe, secondo alcune fonti, che quella figura della katana, ossia della sciabola curva, derivassero dalla spada coreana, perché in Corea era già sviluppato questo tipo di spada e si manterrà fino al 1800-1900, quindi la spada coreana era una spada simile, molto simile alla katana, come del resto molti cavalieri utilizzano tutt'oggi la sciabola, perché è migliore nel colpire quando si sta a cavallo gli avversari che stanno giù. Quindi dalla Corea ricevono sia l'uso della cavalleria con la spada, che era una sciabola, e succede anche, che cosa? L'uso dell'arco, la cultura dell'arco, perché il regno di Koguryo, perciò si parla antecedentemente al regno di Silla, perciò antecedentemente all'impero degli Yuan, perciò dei mongoli, il regno di Koguryo era famosa per la sua cavalleria che utilizzava gli archi, che poi successivamente i mongoli svilupperanno in una potentissima arma da guerra. Il loro esercito era formato da cavalieri che utilizzavano l'arco e distruggevano gli eserciti che invece adoperavano le marce con gli scudi, che erano più lenti, perciò la velocità della cavalleria, archi che venivano colpiti con gli archi e frecce colpivano l'avversario, poi si ritiravano. Era il tipico metodo di combattimento che di sicuro, anche se la sicurezza è molto relativa, di sicuro ha influenzato anche il Giappone. Cioè, quando compare la cavalleria, i samurai erano esperti arcieri, cosa che non perderanno, perché il samurai tendenzialmente avrà sempre la cultura dell'arco e della freccia. Allora, in un contesto in cui arco e freccia vengono utilizzati, poi i cavalli diminuiscono drasticamente e i samurai cominciano a combattere come pedoni, ovviamente loro, comunque sia, essendo professionisti, si mantengono sempre con la cultura e l'idea che come se avessero il cavallo, ok? Questa è una cosa che rimarrà nella loro cultura. Il samurai, qui ovviamente si parla fino alla fine dell'epoca Sengoku, il samurai è una persona che sa combattere sia a cavallo, ma nella poca presenza dei cavalli, comunque combatte come se fosse un cavaliere. E il cavaliere tipico dell'estremo oriente era chi? Erano le persone che utilizzavano il cavallo e soprattutto frecce e la sciabola. Ovvio che i samurai poi si specializzano anche nell'uso della lancia, della naginata, ossia armi a due mani. Quindi, utilizzando il concetto dell'uso delle armi a due mani, riescono a comprendere che anche la spada dava il massimo del potere nel suo taglio utilizzandolo a due mani. Quindi le sciabole cominciano a essere adoperate a due mani affinché potessero dare il massimo dell'impatto all'avversario. Questa è una cosa molto interessante da comprendere, perché tutto deriva dal concetto che il samurai è un cavaliere, anche se poi, ripeto, durante l'epoca Sengoku perde l'utilizzo dei cavalli. Ma questa cosa poi si amplierà proprio nel Sengoku quando Oda Nobunaga comincerà a introdurre in maniera molto precisa, perciò qui si parla della fine del 1500, in maniera molto precisa, costante, l'uso del moschetto, che erano stati importati in Giappone dai portoghesi. Quando i portoghesi arrivano, e da lì tutto il film, anche Shogun, eccetera, eccetera, i portoghesi arrivano, ovviamente fanno vedere questi moschetti. Molti daimyo, cioè signori feudali, signori della guerra, non erano interessati, perché in confronto all'arco e freccia erano lenti. Un arciere riusciva, quelli bravi bravi, in tot secondi a sparare, mi sembra in un minuto, facciamo conto un minuto, potrei anche sbagliarmi il calcolo, comunque sia, ci sono varie teorie, perciò potrei sbagliarmi. In un minuto riuscivano a tirare con l'arco varie volte, mentre invece in un minuto una persona riempiva il moschetto riusciva a farne uno, se diventava bravi, tre volte in un minuto, mentre invece un arciere pim pim
pim, non come quelli della Marvel, però effettivamente erano più veloci. Quindi molti daimyo non pensavano a questo, però Nobunaga comincia a riflettere su come adoperare il moschetto nella maniera più intelligente, quindi riesce a creare quello che, senza che nessuno glielo dicesse, perché in Europa poi si formerà a sé stante, ok? E anche precedentemente, precedente alla sua idea, però senza che nessuno glielo dicesse, lui forma le tre file di moschetti in cui la prima fila spara, la seconda si sostituisce e spara, la terza comincia a riempire e spara di nuovo. Poi cioè, è una cosa, la guerra è sempre questa. Purtroppo, o nel bene, come diciamo sempre anche per le arti marziali, siamo formati da una testa, due gambe e due braccia, quindi le cose si sviluppano nel tempo in maniera identica per chi sa adoperare e avere le idee giuste. Quindi, con la presenza dei moschetti e soprattutto con la formazione, perché ovviamente sarà Oda Nobunaga a utilizzare in maniera massiccia la figura degli Ashigaru, che vengono chiamati soldati a piedi, e i soldati Ashigaru, gli Ashigaru non erano altri che contadini coscritti e allenati. Ma quale differenza c'è tra i samurai? I samurai erano contadini che, grazie alla loro, tra virgolette, ricchezza, come succedeva per i cavalieri, grazie alla loro cavalieri in Occidente, in Europa, grazie alla loro ricchezza si armano e hanno il cavallo, mentre invece l'Ashigaru perciò si distingue per il fatto che nascono da persone che devono camminare, marciare. L'Ashigaru non era del rango samurai, ovvio, tra gli Ashigaru, proprio Oda Nobunaga ha questa idea di premiare i meritevoli, tra gli Ashigaru salirà al potere Toyotomi Hideyoshi, che invece non era samurai, non era come Ieyasu Tokugawa, non era come Masamune Date, non era un samurai, era un Ashigaru. Quindi questo per fare la premessa tra Ashigaru e samurai. Comunque, anche gli Ashigaru utilizzano il moschetto, e vi posso assicurare che la produzione in massa del moschetto in Giappone si arriverà al culmine, al punto tale che quando invadono la Corea con 168.000 soldati durante il periodo di Toyotomi Hideyoshi, perciò nel 1592, vengono registrate circa 10.000 moschetti, cosa che, se andiamo a vedere il Portogallo, 10.000 soldati, mi sembra il re Sebastiano, 10.000 soldati, i moschetti ne avevano un migliaio neanche, capite? Siamo a questi livelli, 10.000 moschetti. Pertanto, perché vi sto raccontando questo? Vi sto raccontando questo per dirvi che l'idea di utilizzare lo scudo non era accettato. Venivano utilizzate i tate, sicuramente, scudi che permettevano agli Ashigaru o ai samurai di sparare con i moschetti. I tate venivano utilizzati per gli arcieri, eccetera, eccetera. Ma l'idea dello scudo non viene neanche contemplato durante la fine del Sengoku, durante l'ultima guerra o durante l'invasione coreana. Perché l'esercito giapponese si era ormai sviluppato, anche senza cavalli, in una specializzazione nel movimento, nel spostarsi nel campo di battaglia nel miglior modo possibile, che le marce con gli scudi vengono completamente tolti. Infatti, durante l'invasione coreana, vediamo proprio il primo impatto. L'esercito coreano che adoperava lo scudo viene totalmente annichilito dall'esercito giapponese, che utilizzava questa tattica di sparare con i moschetti a distanza ravvicinata e poi fiondarsi sull'esercito impaurito che sta scappando, combattendo più velocemente possibile, colpendoli, cosa che avveniva anche precedentemente, prima dei moschetti, grazie al tiro con l'arco, all'uso dell'arco, facendo impaurire l'esercito e spostandosi velocemente. Quindi, se vogliamo dare una risposta storica al motivo per cui i giapponesi utilizzano una spada a due mani, perciò dare il massimo dell'impatto, non utilizzano lo scudo durante tutto il periodo dei Bushi, pressappoco, ok? È proprio dato dal fatto della tattica militare, una tattica che deriva dal sviluppo o involuzione, a seconda dei punti di vista, delle tattiche utilizzate dai mongoli, che devastano tutta l'Eurasia, arrivando ai confini dell'Asia, dell'Europa. Quindi questa tattica, anche senza cavalli, viene continuamente mantenuta, e da lì nascono le varie scuole. L'idea dello scudo viene, ti ripeto, ci sono alcune scuole che lo contemplano ancora, che lo studiano ancora, ma sono piccole scuole in confronto alla stragrande maggioranza
che utilizza la spada a due mani. Ovvio, le scuole tradizionali dal Sengoku, dal Edo Jidai, cioè dal momento in cui Tokugawa tolgono i bushi dalla guerra e li trasforma in burocrati, si evolve, perciò alcune scuole si specializzano nel tiro con l'arco, altre si specializzano soprattutto nel kenjutsu, nell'uso della spada, perché ovviamente il bushi mantiene la spada, ok? Però non c'era più il guerriero, tra virgolette, totale che sapeva utilizzare sia l'arco che la spada. Questo è per dirvi che poi successivamente l'evoluzione ci sarà sempre. È stato un bene o un male? Allora io vi dico questa, secondo me non esiste bene o male in questo argomento, bensì il fatto che anche in Europa dall'uso degli scudi mano a mano viene cambiato questa cosa. La cavalleria sicuramente abbatte l'uso delle falangi con lo scudo eccetera eccetera, perché ovviamente una cavalleria ben addestrata riusciva, che utilizzava anche essa l'arco e le frecce per colpire, riusciva sicuramente a distruggere le varie formazioni che erano più lente, perciò il movimento sul territorio era migliore, soprattutto grazie alla velocità, si preferisce la velocità. Poi ovviamente compare la cavalleria pesante che distrugge le formazioni, per questo motivo si preferisce, poi i longbow che distruggeranno la cavalleria pesante, perciò frecce a archi lunghi. Poi successivamente si svilupperà l'uso delle picche che distruggeranno in maniera totale, grazie agli svizzeri, poi alla specializzazione dei spagnoli e successivamente dei francesi, ma anche italiani, i picchieri distruggeranno totalmente la formazione tradizionale della cavalleria che aveva dominato, eccetera, eccetera, eccetera. Arrivano i moschetti. Comunque vediamo anche in Europa persone che hanno armature pesanti, scudo, eccetera, eccetera, che mano a mano questi attrezzi scompaiono a seconda di che cosa? Dello sviluppo che avrà l'Europa nell'arte della guerra. Con lo sviluppo ovviamente cambiano metodologie, cambiano necessità, eccetera, eccetera. Quindi è importante comprendere questo, ok? E a tal proposito, comprendete che save the date, importantissimo, il 23 giugno 2024 io sarò a Scandicci Firenze assieme a tre altri miei amici, maestri famosi, più famosi di me, che sono Simone Ciardini Sensei, che è l'organizzatore, Nicola Rossi Sensei, che è la stella dell'Aikido della nostra epoca, e ovviamente Michele Giacconi Sensei, che è una persona molto famosa all'interno del mondo del Jiu-Jitsu. Quindi noi quattro faremo questo seminario, mi raccomando, save the date a Scandicci Firenze il 23 giugno 2024, e perciò save the date, e mi raccomando, ovviamente io preparerò dei pensieri per chi verrà, faremo un'estrazione perché se siete troppi non è che posso darla a tutti, ok? Farò una piccola estrazione, darò un qualcosa, ci sto pensando a tutti quanti, che potrebbe essere una maglietta oppure una cosa firmata di interessante giapponese che vi voglio condividere. Quindi save the date, aiutatemi iscrivendovi al canale mio, quello di Sun Sensei. Spero che il video vi sia piaciuto e non sia stato troppo pollentoso, però era un argomento che volevo condividere, così che si aveva un'idea più generale di cosa perché i samurai non avessero lo scudo, ok? Grazie ancora e ci vediamo nel prossimo video. Domo arigato sumasta.